Eccoli qui, infatti, mi sembrava strano che fosse solo. Coraggio. Ah, vogliono proprio papparli. E non mi guardano. Sono qui, ciao. Dove sei? Spara. Ok, in questa zona, perché qui? Cosa hai visto? Dimmi. Steam, BD1. No, non Steam, ho sbagliato tasto. BD1, scansione. Ah, Aurobash, scritta dell'impero. Attenzione, aria interdetta, codice imperiale 94364. Vietato vendere o commerciare. Non mi è chiaro. Il codice non so a che cosa si riferisca. Queste sono strutture molto antiche in cui l'impero si è semplicemente insediato. Buona, aprire, eccolo qui. Bene. BD1, hai trovato qualcosa? Sono perso un attimo. Ah, ragazzi, non preoccupatevi, se qualcosa scappa va bene, ci sta. Io non mi arrabbio per gli spoiler. L'importante è che non lo facciate apposta, ma non solo per me, che a me lo spoiler può dare fastidio fino a un certo punto. Non sono una persona che se la prende troppo, però ci sono molte persone che non hanno mai giocato, lo stanno seguendo, quindi lo rovinate anche a loro. Mi dà più fastidio quello. Villaggio abbandonato ed è stupendo. Quando abbiamo trasferito gli indigeni. Già, ora l'unico problema è la fauna locale. Comunque basta evitarla. Giusto, ma a parte quello non dobbiamo preoccuparci di altro, vero? Certamente, non c'è nessun pericolo. Li sento parlare, sono abbastanza vicini, ma non troppo, credo fossero loro. E parlano di aver mandato via i civili, gli indigeni, quindi quelli che abitavano in questo villaggio stupendo che mai avrei pensato di trovare dietro la montagna. Ora rimane quindi la fauna. L'impero è classico. L'impero arrivò su, come si chiama? Illum, dove poi hanno fatto la base Starkiller e oltre a scavare hanno fatto fuori tutti gli indigeni. Tutte le creature e la fauna locale bruciandoli con i flametrooper prima del primo Attenzione! ordine. Venga. Non osare avvicinarti! Se no, tocca a te, vieni. Fantastico, bravo Cal. Mi piaci quando sei così violento. Giustamente violento. Sono cattivi, se lo meritano. Richiamo Ico. Prendila e vai, li porterò via. Oscar, no! Infatti, quindi come dicevo prima, nascondiglio, questa madre stava scappando dagli imperiali. Una borsa persa da una famiglia nel momento in cui si dovette separare. Il padre creò un diversivo per permettere alla madre di fuggire con il figlio. Quindi ipotizzo che siano gli indigeni, quelli che abitavano in questo pianeta, la madre è scappata con il panno per nascondere il figlio nella grotta di prima, mentre il padre è probabile che sia morto facendo da diversivo, permettendo alla moglie e al figlio di scappare. Cos'hai visto? Altro Aurobash, messaggio. Sono tutte bugie. L'impero voleva questa terra. Avviso di allontanamento. Tutti i civili si presentino immediatamente per il ricollamento. I saccheggiatori saranno uccisi sul posto. Secondo quanto stabilito dal codice imperiale 94364, è vietato vendere o commerciare senza autorizzazione e consenso esplicito. Inoltre, questa priorità e relative pertinenze sono da ora poste sotto la tutela dell'Impero Galattico. Generale Marcon, 201° Squadrone. Praticamente hanno reso questo pianeta un protettorato imperiale. E con questa scusa, come sempre, come hanno fatto con ogni altro pianeta indipendente messo sotto protezione dell'impero, sono arrivati facendo quel cavolo che Abbiamo volevano. trovato il Jedi! Confermato! Sarà complicato senza il supporto ravvicinato! E adesso noi riportiamo l'equilibrio. Sono arrivati qui volendo schiacciare. I civili ce l'hanno fatta e noi scacciamo gli imperiali.
Dimmi. Un'altra scansione? Esploratore, di nuovo, eccolo qui, lo scout. Può bloccare brevemente gli attacchi con spada laser, ma la sua difesa diminuisce velocemente. Facile da sconfiggere nel combattimento singolo, ma pericoloso in gruppo. Effettivamente se ci accerchiano diventa difficile riuscire a tenerli a bada. Gli esploratori sono assaltatori addestrati specificamente per alcune missioni al servizio dell'Impero Galattico. Sono equipaggiati con una corazza leggera per garantire loro una mobilità maggiore e elmetti speciali che permettono una maggiore adattabilità. Risalgono tipo alle guerre dei cloni, vedono meglio rispetto ad altri. Armati di elettrobastoni, elettrostaff in inglese, antisommossa come i Riot Troopers che erano effettivamente usati su Coruscant durante le guerre dei cloni, nel caso i blaster fossero inefficaci usano queste armi e sono addestrati nel combattimento in mischia, nel controllo della folla esattamente come i Riot Troopers e nella difesa contro le spade laser. Loro discendono praticamente, diciamo, da quelle truppe speciali che erano la polizia di Coruscant, più che la polizia, quasi la sicurezza interna. Loro la mira, ecco, non l'hanno migliorata. Questo è più alto di livello, come vedete dalla spallina destra. Ed è anche più forte, infatti. No, nessuna ricompensa, caro. L'unica ricompensa che hai avuto è una morte disonorevole. Comandante, esatto, l'avevo vista la spallina. Comandante degli esploratori, in grado di bloccare, parare e usare tecniche di rotazione specializzate. Resistenza maggiore rispetto a quella dei suoi subordinati. Perché effettivamente se guardate cambia un pochettino non solo lo spallaccio, ma noto ora l'armatura un po' più pesante. I comandanti degli esploratori dirigono squadre di assaltatori addestrate in modo specifico nel combattimento per l'Impero Galattico. Sono armati di bastoni antisommossa e si distinguono nel combattimento in mischia. Non vanno sottovalutati. I Riot Troopers però avevano anche lo scudo, che loro non hanno. Evidentemente non lo ritenevano così utile. Un altro eco. Beh, gli eco mi piacciono un casino. No, non è un eco, scusate, mi sono perso mentre leggevo. Assolutamente, negli inside tutte queste cose che sto leggendo le riprenderemo. Allora, albero dell'abilità, perché posso salire di un punto e volevo, se potevo, aumentare ancora la difesa. Se no, che cos'ho? Fendente alto l'ho sbloccato. No, aumentiamo la forza, mi piace 1, 1 e 1. Forza massima aumentata, aumentiamo la nostra connessione con la forza. E sì, Massimiliano, sotto i pianeti protettorati esiste ancora un governo, diciamo, però è un governo che l'impero tiene a bada, quindi anche le forze militari in realtà servono all'impero, come su Ryloth, Syndulla non gli stava bene, ha creato il suo esercito di liberazione ed erano le prime cellule ribelli, o come anche So Guerrera sul suo pianeta. Non ricordo adesso il nome, purtroppo, mi sta scappando. Mentre gli elettrostaff possono parare le spade laser, non sappiamo esattamente come, nel senso specifico, in modo fantascientifico, ma lo vediamo anche con le magna guardie di Grievous in episodio 3. Oh, bene. BD1, hai trovato qualcosa? Nuovo poncio ottenuto. Probabilmente la spada laser ha questa specie di energia che viene deviata dall'impulso elettrico, come poi vediamo in episodio 1 su Naboo, con le barriere, con alcune barriere. È probabile sia per quello. Bello, un pochettino il poncio un po' alla spaghetti western. Teniamo questo per ora, cambiamo un po' look, andiamo un po' di moda. Ci sono molte possibilità. Ok, delle casse, dimmi cosa dice. Cassa di stoccaggio. Contenitori robusti usati per trasportare merce fragile. La parte esterna è rivestita in metallo pesante che può resistere facilmente ai forti venti di Zeffo. Perché effettivamente, essendo un pianeta oceanico, dentro la montagna vengono fermati i venti, ma al di fuori, o come siamo arrivati noi nel ciclone della tempesta, credo sia un po' più pericoloso. E siamo arrivati qui, quindi aprendo la porta siamo tornati indietro, un altro shortcut, ritorniamo verso di là.
tutta merce imperiale. Ed è anche molta. Chissà che cosa voleva farci l'impero, che cosa vuole farci, dato che è ancora qui. Alla Clint Eastwood. Il biondo o il buono? Villaggio abbandonato, non lo era fino a poco tempo fa. Scusami, saltatore, mi hai beccato. Sei alle mie spalle. Spara, dai. Tu spara. Vai, tocca a te adesso. Fatemi aprire sta maledetta cassa per cortesia. Qualcosa di utile? Nuovo abbigliamento ottenuto di nuovo. Ah, quello sotto. Ma proviamo così. Puoi cambiare il colore del tuo abbigliamento nel menu di pausa. Star Wars non mi piace più da quando avevo 8 anni. Sono gusti. Può piacere a 30, 40, può smettere di piacere. Ragazzi, gusti. I gusti non sono discutibili. Prova a approfondire Dune. Dune è molto bello se ritieni Star Wars infantile. Scungus, vegetali senzienti, pieni di esplosivo. Questo convergere sul bersaglio. Quale bersaglio? Ah, parlate di me, sono qui. Non fatemi colpire. L'altro mi ha preso. Parato. Non so bene come, con quale agilità, in quale modo, ma ce l'ho fatta. Buongiorno, caro. Arrivo. Sì, sono io. No, sei bloccato. Ho finito io con te. Sei congedato. Un'altra cassa. Qui va leggermente. Puoi azionare questo dispositivo. Va riparato il braccio connettore. Ah, quello che mi diceva l'altra volta. Devo riparare in qualche modo BD. Lì se uso la forza dall'altra parte. Ah, è l'abilità che forse mi avete scritto prima di tirare gli oggetti, la telecinesi. Tirare o spingere, quindi proseguo verso la zona più intuitiva. Proseguire. Star Wars è assolutamente fatto per bambini, è sempre stato, però ha una lettura più adulta. Qualsiasi cosa, ragazzi, la migliore, e ad esempio le favole fatte per bambini che hanno una lettura adulta sono le migliori, perché puoi vederle, ma ci sono anche recentemente molti cartoni animati Disney, soprattutto quelli più vecchi che io sto rivedendo, li vedi da bambino, li vedi con un'ottica, li rivedi adesso da adulto. Stavo cadendo, si è bloccato, ha frizzato, il discorso era troppo profondo per farmelo parlare fluido. Adesso torniamo. Li rivedi da adulto, comunque alcuni cartoni Disney hanno una lettura diversa. Ed è quello il bello dell'arte. L'arte non ha età. Ha più letture. Da quando ho lasciato Bogano, ho scoperto di più sugli Zeffo di quanto ritenessi possibile. Non dici altro però, potresti argomentare un po'. Che cosa hai scoperto? L'arte di solito ha tre letture, è quella da bambino che magari lo vedi in un modo, quella adolescenziale che hai altri occhi, e poi quella adulta che cambia ancora tutto. E quando un'opera funziona, tu puoi vederla in vari periodi della tua vita e trovarci sempre qualcosa di nuovo. Se smetti di trovarci qualcosa di nuovo, bisogna ampliare gli orizzonti, secondo me. Allora, a sinistra e a destra. A sinistra... la Orobesh non me lo ricordo, poi sono comunque tradotti all'inglese, chissà che cosa mi sta dicendo. Io credo di essere arrivato da qui. È spaesante, perdi un po' il senso dell'orientamento, effettivamente. Allora, una bella cassa da aprire. Cal, andiamo. E ora tocca a te, Billy. Apra. Ehi! Allora, cos'hai scovato? Nuovo materiale della spada laser ottenuto. Grazie, mi fa piacere che qualcuno si fosse allontanato dopo l'infanzia da Star Wars, ma i miei video l'abbiano aiutato a vederlo da un'altra ottica. È veramente un grande onore per me essere riuscito in questo intento.
era proprio quello che volevo un po'. Cos'è che ho acceso? Una luce? Ho aperto, più che acceso, era chiuso. Qualsiasi opera, ragazzi, io stesso con Dune, l'avevo letto che ero piccolo, avevo fatto una fatica, l'avevo abbandonato, troppo complesso. Riccardo qualche anno fa mi ha detto riprova a leggerlo. L'avevo giudicato in un modo molto infantile, comunque adolescenziale. Rileggendolo adesso con una cultura politica, un'ottica diversa, mi sono accorto che è un'opera maestrale che avevo letto troppo giovane per capirla appieno. Mi lasci parlare un secondo, eh? Per cortesia, l'educazione. Stavo parlando, non mi interrompa. Di qui scivolo e faccio un volo brutale, ma di qui posso salire. Allora, l'ho bloccato male. Vada. No, aggrappati, bravo. No. No. Sbagliato, però ho capito due volte. Allora, fai con un troppo presto. Continuiamo a cadere, no? Se sbaglio una volta, sbagliamo 100. E infatti ho risbagliato. Ma, bravo, non sono caduto, ma quasi. Qui. Vada. Blocca di nuovo, non ho più la... Non ho ben capito. Allora. Ho un tempismo che è una cosa perfetta. Ok. Corri e salta. Ho visto il trailer di Villeneuve. Ne parliamo lunedì in diretta con Riccardo Fine, di Wannabe Buddha. Tantissimo di cui parlare. E pensavo fosse un erbivoro che non mi avrebbe attaccato. Se avessi potuto io non ti avrei attaccato. Mi hai costretto. Un Filiac. Phil, chiamiamolo Phil per amicizia. Se i Phil vengono provocati, io non l'ho manco guardato, e rispondono con un attacco a causa della loro scarsa vista, non saranno in grado di orientarsi e potrebbero schiantarsi contro le rocce. Ah, utile questa informazione. Gli zoccoli dei Phil si sono adattati per percorrere saldamente i passi di montagna, rendendo le creature resistenti ai forti venti di Zeffo. Ok, quindi hanno effettivamente questa capoccia, questa texture che è... ricorda molto effettivamente come hanno fatto i design un po' le creature cristallizzate di episodio 8, che erano proprio per l'ambiente. Interessante quando il design si adatta all'ambiente, al pianeta. I Phil sono maestri scalatori in grado di muoversi con facilità su sentieri montani, e lo vediamo effettivamente da il richiamo che ha Animali Montani. Solitari per natura, lasciano il fianco della loro madre in tenera età per trovare un loro territorio. Le corna sulle loro teste sono la loro arma più grande. Quando due Phyliac si scontrano, il rumore rimbomba tra le montagne. Invecchiando, le corna crescono costantemente, aggiungendo un nuovo anello per ogni anno di vita. Quindi possiamo, tipo gli alberi, sapere quanto era anziano. Nuovo obiettivo aggiunto, ma io rimango sempre più ammagliato dall'ambiente. Un capolavoro, ragazzi, un capolavoro per l'occhio, ti porta proprio a vivere sul pianeta. Questo influisce negativamente sulle mie prestazioni. Non mi sorprende, qui il razionamento è terribile. Sto dicendo che non è colpa mia se manco un bersaglio. Bella questa cosa. Mangiano poco, quindi hanno una mira scarsa. Non credo sia per quello. Però sono qui, fammi vedere. Mi ha preso con... Coraggio. Sono qui. Ah, ma sta lanciando dei razzoni quello. Quello non lo rimando indietro. No, non credo. D'accordo. Salta e aggrappati, cala. Che figura mi hai fatto fare. Maledetto quei lanciarazzi. Ma io un bagnettino me lo farei su quegli scogli. Allora, di qui forse si può tornare indietro. No, è chiuso. Tra l'altro ho la olomappa, io non la guardo mai. Guardiamo. Il tasto è questo. Ok.